Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ma che caldo fa! Fa veramente troppo caldo? Ma che caldo fa? Ma che caldo fa? Bene, benvenuti in questo video. Oggi un video un po' più face to face, un video un po' più allegretto, ragazzi, perché si muore di caldo, estate sta arrivando finalmente, l'estate, anche se entrerà fra qualche giorno, però già si sente nell'aria dopo un inverno terribile. Allora, è sempre difficile per me fare questi video perché da un po' di mesi io mi chiedo sempre questa domanda: se parlo di quello che noi stiamo facendo su Trading On Academy, se parlo di quello che abbiamo fatto durante i corsi di formazione, sembra che faccio pubblicità a me stesso o no? Non l'ho mai capita, a dire la verità, questa cosa, ragazzi, perché il mondo YouTube, in ogni caso, per me è sempre un mondo nuovo e da un annetto che sono qui, quindi sinceramente non ho idea come bisogna affrontare questi argomenti. Perciò oggi faccio una bella cosa, ci provo lo stesso. Di cosa parliamo? Parliamo della Trading On Academy, ma in maniera un po' laterale, perché volevo farvi capire una cosa, volevo raccontarvi una storia di un'email che mi è arrivata l'altro giorno di un utente che è stato anche iscritto alla Trading On Academy, per poi parlare del nostro servizio relativo a quelli che sono i segnali, quindi che sono pubblicati in Academy, del perché in effetti io pubblico i segnali di trading, chiamiamoli così, non sono proprio segnali di trading, sono dei trading system automatici che danno delle indicazioni, li pubblico lì e non li pubblico per esempio sul canale Telegram, anche se all'inizio, tempo fa, avevo pensato di farlo, poi a un certo punto ho lasciato stare e ho detto non si può fare. Quindi oggi vi racconto una storia per farvi capire un concetto, però, che è molto molto importante, che secondo me vi aprirà la testa moltissimo. Iniziamo subito leggendo la domanda. Ovviamente l'utente è stato avvertito, mi ha dato il consenso di mostrarvi questa domanda che aveva fatto, perché la ritenevo utile per aiutare un po' tutti a fare un ragionamento particolare sui trading system. Allora, ciao Mauro, intanto la domanda è di Andrea, ve la metto in sovraimpressione. Ciao Mauro, seguo sempre i tuoi interessantissimi video su YouTube, ma essendo un pivello in fatto di cripto volevo chiederti dove posso trovare le tue indicazioni di entrata ed uscita sulle cripto. Mi ero iscritto alla Trading On Academy, ma onestamente non ho capito il funzionamento e ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Oh, allora, questo è un messaggio esemplare, ragazzi, per parlarvi di un problema di fondo. Allora, parleremo di due cose. Prima, la frase dove scrive dove trovo le tue indicazioni di entrate e uscite, poi non ho capito il funzionamento della Trading On Academy. Allora, intanto, la struttura dei miei ingressi e di uscite, ogni tanto ne parlo durante i video, soprattutto quelle del lunedì, quando parlo delle analisi cicliche dei mercati cripto, e dico: i miei trading system sono long, i miei trading system sono short. Dove trovare questi segnali, chiamiamoli così, non sono per i segnali, delle indicazioni, dove trovarli? Sulla Trading On Academy. Perché non metterli online per tutti? Perché in realtà, ragazzi, ok, magari in Academy noi abbiamo tre trading system, ne stiamo aggiungendo anche altri. Non mi costa niente, ragazzi, mettervi un sistema di questi, diciamo, online, anche su un canale come Telegram, che insomma potrebbe essere utile un po' per tutti, è free e tranquillamente non mi costa nulla farlo. Ma mi sono sempre chiesto: è utile o non è utile? Perché il problema è: si cerca sempre la strada più semplice per raggiungere un obiettivo, ma spesso, cercando la strada più semplice per raggiungere un obiettivo, quello che facciamo è sbagliare strada, perdere tempo, cerchiamo soluzioni facili a problematiche difficili che non danno reali soluzioni. Spesso veniamo diciamo truffati da una serie di considerazioni, perché quando emotivamente, ragazzi, siamo coinvolti e stiamo cercando in tutti i modi di raggiungere un nostro obiettivo, è facile per chi magari ha un'idea di volerci truffare o cose del genere, propinarci magari delle soluzioni facili a delle problematiche difficili, in modo tale da o fregarci i soldi, in sostanza è così, oppure diciamo altro, fuorviarci magari dai nostri obiettivi. Quindi in sostanza il problema di fondo è questo. Mi sono sempre chiesto se era utile o meno alla community di Trading On dare
questa indicazione. Alla fine, al momento, penso la cosa non sia utile. Dico al momento perché ovviamente non si sa mai come evolvono le situazioni, ma per quella che è la cultura generale sul trading nei mercati delle cripto in particolar modo, e quello che è lo standard quantomeno italiano, che in quest'annetto e mezzo, ragazzi, ci siamo trovati a dover fronteggiare, ritengo che pubblicare dei segnali senza darne la minima spiegazione sia assolutamente inutile, un po' per la stragrande maggioranza delle persone. E quindi, tornando alla domanda di Andrea, li abbiamo messi in Academy perché, ragazzi, Trading on Academy è per trader intermedi, advanced, non è per trader neofiti. Il problema di fondo è questo. Alcuni di voi, per esempio, si sono iscritti in Academy chiedendomi poi dove erano i tutorial, per esempio, per eseguire l'iscrizione a un exchange. Allora, io lo capisco che queste sono domande comuni, però in Academy non trovate un tutorial per come fare un'operazione long short o per come iscrivervi a un exchange. Non è quel tipo di community. Non ho creato una community di quel tipo per dare informazioni elementari. Le trovate online, quelle, ragazzi, sono free, non dovete pagarle. Non si paga per informazioni di questo tipo, perché dovete semplicemente leggervi un po' delle cose online, magari qualche libro, così, che trovate senza problemi. Non dovete pagare per una cosa di questo tipo, come avere un tutorial o avere dei servizi che poi potete tranquillamente avere online spulciando un po' di più, ecco, impegnandovi un po' di più. Lì basta solo impegnarvi, ragazzi, studiare, prendere una parte del vostro tempo, un'ora al giorno, e formarvi su queste cose. E l'Academy invece è un luogo assolutamente per trader intermedi, advanced, che sono già formati. Che sono già formati, intendo, hanno almeno alle spalle un anno, due anni di trading, hanno letto dei libri, possibilmente hanno fatto un corso di formazione. È pur vero che lì, con il confronto generale con tutti gli iscritti, che sono bravissimi e sono progrediti da un anno che abbiamo questa Academy, e tutti i primi iscritti, ragazzi, hanno fatto passi da gigante enormi proprio. Magari vi scrivete dei commenti voi, che insomma siete magari dentro, e sono ed è quello il nostro progetto, cioè condividere la cultura del trading. Questa è la mission. Ma condividerla tra chi ha la voglia di fare, anche, ragazzi, la voglia di impegnarsi, la voglia di formarsi. Nell'Academy, se voi venite per cercare la soluzione facile, e cioè i miei trading system, il segnale che io copio, non faccio niente, non capisco nulla, è come un mulo, mi metto lì a copiare il segnale, non so neanche di quello di cui stiamo parlando, allora dovete lasciare stare, perché non è quello il luogo adatto per voi. Ci sono dei segnalatori Telegram, sui vari canali Telegram, in cui potete fare questo giochino di copiarvi i segnali e non capire assolutamente nulla di quello che fate. Ma non è giusto se fate così, perché, e ve lo spiego, intanto io non ho tempo. La domanda che mi fate sempre: io non ho tempo, come posso fare? Non lo puoi fare, questo è il problema. Allora, se lo dico adesso, quelli del team di marketing mi dicono: Mauro, non devi pronunciare queste parole, devi sempre dire che si può fare a tutti. Io non riesco, ragazzi, non mi fate parlare di queste cose, sono difficili queste, come faccio? Allora, dovete dedicarci un po' di tempo, anche se magari non serve un grande tempo, questo no. Però nella prima parte, quando studiate, dovete un po' studiare, leggete qualcosina, fate il corso di formazione se volete accelerare i tempi, ma i segnali pubblicati in Academy non sono da seguire così. È per questo che chi entra lì dentro si trova spaesato, dice: dove sono? Perché ci sono decine e decine di informazioni, ci sono informazioni di ogni tipo. Lì è una Academy, ragazzi, è una scuola, no? L'Academy, insomma, è una scuola, così dovrebbe essere, e deve aiutare a formare i trader. Quindi da una parte la formazione è legata allo studio e ai corsi, e dall'altra l'Academy perché il contatto con altre persone, lo scambio continuo di informazioni, questa struttura, questa community dove voi potete scambiarvi informazioni e contattare anche me, sì, ma scambiarvele tra di voi, perché è importante quello, essere attivi, vi consente di fare dei salti nell'ambito formativo del trading online enormi, ragazzi, perché il contatto e lo scambio delle informazioni vi fa crescere e vi fa aumentare la vostra capacità tecnica. All'interno di questa mission dell'Academy ci sono i segnali, perché in questo contesto io parlo con trader esperti e do dei segnali per dire quali sono le indicazioni di un sistema automatizzato.
Ma questo significa che loro li seguono in maniera coi paraocchi? Assolutamente no, ragazzi. In quel contesto i segnali sono giusti da dare perché abbiamo dei riferimenti. Immaginateli come un indicatore. Allora, noi abbiamo un indicatore, l'RSI, cioè vi comprate per venduto, come si usa, con la forza, cosa c'è. Noi abbiamo i sistemi, i trading system. Noi abbiamo i trading system. Cosa fa il trading system veloce e long su Bitcoin? Quasi quasi questa volta lo trado perché le mie strategie mi indicano che posso entrare. E siccome ho una conferma anche di un trading system algoritmico, statistico, con dati quantitativi, allora lo posso utilizzare come un'indicazione a mio favore e dire ok, questo trade lo faccio. Man mano, tra l'altro, che si ragiona su queste cose, si seguono questi segnali che vengono pubblicati lì, si capisce anche le logiche di questi trading system e quindi ci formiamo di volta in volta. Ecco perché i trading system sono pubblicati in Academy, perché non si possono pubblicare senza un confronto, senza che voi ci riaggiorniate su e senza che voi siate dei trader almeno intermedi, ragazzi. Non dico advanced completamente, alcuni trading system sono semplici da usare. Veramente molto semplici, ma dovete essere appassionati di trading, dovete studiare e quindi se seguite i segnali alla cieca, insomma, l'Academy non fa per voi. Tutto qui, la risposta di Andrea è stata data così perché poi abbiamo dibattuto, abbiamo colloquiato. Io non vi consiglio di usare la strada facile nel trading perché semplicemente non è la soluzione, ma vi consiglio costantemente di formarvi. E anche in quest'ottica guardate i segnali di trading, però dopo ragazzi, ok? Non bisogna essere assolutisti secondo me su queste cose, però solo se siete dei trader formati riuscite a comprendere cosa significa seguire un trading system, altrimenti lo sapete che vi capita? Adesso la legge di Murphy, vi capita questo, voi seguite un trading system, solo guardandolo fa operazioni, fa long, short, guadagna un sacco di soldi. Allora voi vi convincete pian piano, diceva adesso questo trading system è l'oracolo, quasi quasi lo seguo pure io, faccio soldi. Ha visto l'operazione di prima, ha vinto l'operazione di prima ancora, ha vinto pure. Adesso entro, lo seguo, non capisco niente, ma lo seguo, lo seguo, lo seguo. Entrate e quella è l'operazione in perdita. Perché i trading system sono statistici e quindi ragionano su tot operazioni, non fanno tutti in gain, magari all'oracolo ragazzi, no, fanno operazioni statisticamente rilevanti e che portano, magari se tutto ok, va bene alla fine ad un profitto. Ma se voi non comprendete queste logiche, andate a seguire un segnale. Quando quello inizia a perdere, perché è semplicemente come se comprate una coin, un titolo che sta facendo massimi. Allora voi lo vedete che sale, 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 cioè il trading system che fa operazioni in profitto e dite adesso entro e quando entrate, legge di Murphy, si perde sicuro. Se vi piacciono questo tipo di video, fatemelo sapere nei commenti perché è la prima volta che parlo dei miei servizi, diciamo di quello che è il nostro mondo. Su YouTube non mi piace fare questa cosa, però se magari può essere utile, potremmo parlare anche qualche altra volta di queste cose. Scrivetemelo nei commenti. Ciao a tutti e buon weekend!